Allora, innanzitutto benvenuto, perché è arrivato in questo covo di pacifisti e in questo momento in Italia essere pacifisti vuol dire essere definiti putiniani. Lei che cosa ne pensa di questo? Innanzitutto spero che sia un covo segreto e che l'indirizzo lo teniate riservato, visto che appunto significa essere putiniani. Anzi, proprio da ultimo Crosetto ha replicato, ha detto: ma chi è per la pace è filo russo, rispondendo a una polemica del giorno precedente, 1º maggio, a Rovelli. Che è uno dei firmatari del nostro appello per la staffetta, peraltro, quindi è E siete tutti uno filo russi. scienziato di chiara Il fama. problema è che sono anch'io filorusso, perché anch'io sono per la pace, come anche Papa Francesco è per la pace, quindi tutti filorussi. No, un modo di ragionare assolutamente che non regge, sconclusionato, è un modo di ragionare che vuole creare confusione, confusione anche nell'ordine logico delle questioni gravissime, importanti che sono sul tavolo. Io lo trovo anche orribile perché non tiene conto del fatto che, almeno a mio parere, ma io credo che lei possa condividere questa mia opinione, noi veramente troviamo insopportabile il massacro che sta avvenendo in Ucraina e non sottovalutiamo affatto, diciamo, le responsabilità che ha Putin nell'aver avviato questo massacro. Quello che contestiamo è la maniera con la quale si è in qualche maniera affrontato questa invasione, quindi alzando il livello dello scontro militare e aumentando il numero dei morti. Si parla di 100.000 morti anche tra i soldati russi. Oggi queste sono fonti americane. Io trovo orribile rimanere insensibili rispetto a una catastrofe di queste dimensioni. Ma guardi, credo che questa sia la più grande mistificazione che tutto il sistema mediatico, anche dominante, vuol far passare. Oltre ovviamente alle scelte di governo, ma anche di parte dell'opposizione, ahimè. E cioè che chi è in questo momento proteso, concentrato per cercare di spingere tutti a un percorso negoziale, quale unica via d'uscita da questo conflitto, sia una persona che non vuol bene agli ucraini. Io credo che sia proprio il contrario. So che bisogna avere più coraggio a costruire questo percorso che invece a seguire una strategia militare che è stata decisa all'inizio, in modo forse all'inizio io lo capisco anche, guardi, perché se ha seguito anche la nostra posizione, noi abbiamo avuto un vero tormento all'inizio, c'era una simmetria militare così sproporzionata che nella fase iniziale abbiamo ritenuto anche legittimo, con tutte le perplessità, Fornire delle armi in chiave in difensiva. chiave assolutamente difensiva per non rimanere immediatamente sopraffatti. Ma quello che abbiamo subito chiesto, e qui c'è stato un grave tradimento anche della nostra posizione, della nostra convinzione, è che a questo aiuto militare immediato per cercare di reggere l'impatto iniziale, la sproporzione iniziale, poi seguisse subito per la costruzione di un percorso negoziale. Questo non è avvenuto, quindi siamo sentiti anche come forza politica traditi già nel governo Draghi. Dopo qualche invio, infatti, abbiamo detto a questo punto non accettiamo più questa logica, perché se la prospettiva è solo questa strategia militare, di un'escalation militare, noi non ci stiamo più, siamo contro la fornitura di armi e adesso rivendichiamo assolutamente una svolta decisa, perché dicevo prima, è l'unico modo per aiutare la popolazione ucraina. E io dico sempre, c'è la sindrome Afghanistan, non ce la dimentichiamo. 20 anni di guerra, dall'oggi, È una fuga ma precipitosa, senza neppure avvertire gli alleati un abbandonando altro. i nostri interlocutori sul terreno, peraltro, Che questa è la cosa cosa ne è ancora più adesso di grave. quelle ragazze, di quelle nuove generazioni di ragazze che hanno avuto la prospettiva di poter studiare, una scolarizzazione che mai c'era stata in quel paese? Che ne è di tutta la Alcuni sono popolazione? scappati, sono arrivati a Cutro, Ma quanti? anche quando sono arrivati a Cutro, nemmeno lì gli E abbiamo anche dato lì mi una mano. sembra che ci sia stata una debacle clamorosa per quanto riguarda i soccorsi. Ma dico, ci assumiamo una grande responsabilità. Io dico sempre che la differenza tra noi e il regime che è in Russia è che quel regime autocratico regge anche all'impatto negativo dell'opinione pubblica locale. Da noi no. L'opinione pubblica fra un po' sta premendo e si sta interrogando sul perché, sulla logica e l'efficacia di questa strategia militare. Adesso ci arriviamo, c'è un punto però, io all'inizio naturalmente non ero d'accordo
in nessun modo anche col fatto di fornire armi difensive, perché mi era chiaro dove si sarebbe andato a parare. Però c'è un punto che adesso è di fase, che è più importante. Io non ho mai criminalizzato quelli che volevano dare armi a scopo difensivo agli ucraini, perché non li ho mai trattati come nemici, ne capivo, diciamo, le motivazioni. Sono piuttosto gli altri che trattano me come nemico. Ma in questo momento siamo arrivati a un tale punto dello scontro che, a leggere osservatori americani imparziali e antirussi, le conclusioni a cui arrivano sono queste: dobbiamo fornire missili a lunga gittata agli ucraini, perché altrimenti non riusciamo a piegare il nemico. E a che scopo? Per poter poi far arretrare un pochino i russi dalle linee che hanno conquistato e metterli in condizioni di trattare. Questo vuol dire decine e decine e decine di migliaia di morti, che è il motivo per il quale facciamo questa staffetta. Cioè, noi non possiamo considerare ineluttabile questa escalation, anche perché è quello che diceva Rovelli, con il quale ho parlato, diciamo, qualche giorno prima che facesse il suo intervento al 1° maggio. E come diceva Rovelli, non si sa dove possiamo andare a finire, perché missili a lungo raggio, poi chi è che può escludere che i russi non perdano la testa e Putin non sganci il primo ordigno atomico? Nessuno può mettere una firma che questo non accadrà. Su questo sono pienamente d'accordo. Ho lanciato un appello in qualche trasmissione televisiva. Chi oggi dei governanti del cosiddetto fronte occidentale può garantire che non ci sarà l'incidente nucleare, la deflagrazione nucleare? È un conflitto in cui è ormai abbracciato la prospettiva di un'escalation. Lei parlava di missili di lunga gittata, ma perché i jet da combattimento e via discorrendo? Cioè, oggi fra un po' arriveremo anche alle truppe da inviare, perché è chiaro che adesso nel fronte ucraino c'è il rischio anche che manchino progressivamente le truppe. I soldati. E a quel punto lì, allora, dicevo al governo italiano: venite in Parlamento, venite a dire agli italiani che ci state portando in guerra, più o meno consapevolmente, seguendo questa strategia, questo binario. E qual è la linea rossa? Dove ci dobbiamo fermare? Se c'è una linea rossa. Perché prima si diceva no, ma non manderemo mai batterie missilistiche. Poi si diceva non manderemo mai jet, alcuni paesi stanno inviando i jet. E così via. Fra un po' qualcuno ha detto no, ma le truppe mai. Ma vedete che ogni volta la linea è superata. Perché la logica di questa escalation, se l'abbracci e non costruisci un percorso alternativo, sei costretto a seguire quel binario. Alcuni questo binario l'hanno costruito consapevolmente, e non è un caso che in questo momento, dobbiamo dirlo forte e chiaro, abbiamo ormai il record per quanto riguarda le spese militari nel mondo. Mai successo un tale record di investimenti militari. Si sta ingrassando tutta un'industria bellica, soprattutto ovviamente dei paesi occidentali. Però, e soprattutto americana, diciamo pure, no? Perché quando noi parliamo ovviamente di investimenti militari, anche all'interno della NATO, adesso non per far polemiche, ma è ovvio che quando ci sono questi investimenti il ritorno è soprattutto per le industrie militari americane. Ma non voglio far di questa polemica, adesso non è questo il tema. Il tema è che, ripeto, noi stiamo anche addirittura, perché pensi, lei ribadisce la sua, diciamo, fedeltà atlantica, tra virgolette. Ma sì, io non ne faccio un discorso di essere anti-NATO, assolutamente no. La mia forza politica è per la collocazione atlantica. Ovviamente rispetto ad altre posizioni, posture, diciamo così, noi siamo per un atlantismo critico, come siamo anche per un europeismo convinto. Ci sono altri paesi atlantisti che non è che seguono la logica delle armi, quindi non saremmo gli unici se ci chiamassimo fuori da questa logica. Assolutamente, no? Per un europeismo anche critico, cioè secondo me l'Italia è nella condizione, per tradizione storica, per capacità culturale, per sensibilità sociale, di poter dare un contributo e sedersi a un tavolo con gli alleati dicendo la sua e cercando anzi di orientare. Anche perché abita qui Papa Francesco, diciamo pure, questa è una spinta importante. Ma guardi, no? Abita qui Papa Francesco. Gli ucraini oggi hanno detto che dice le bugie, no? Perché hanno detto che non è vero, che c'è un'iniziativa diplomatica. Quindi, diciamo, adesso Papa Francesco si deve andare a confessare, perché insomma l'hanno accusato di dire. Guardi, ripeto, io sono rimasto veramente sorpreso del fatto che addirittura anche i nostri mezzi mass media hanno oscurato alcune uscite forti di Papa Francesco.
anche Papa Francesco evidentemente diventa scomodo quando dice la verità, la sua verità nei confronti del mainstream. E questo è accettabile. Questo un po' mi conforta. Perché non lo citano, ma lo ignorano, no? Non lo attaccano, non gli danno del putiniano. Assolutamente. C'è un punto che lei stava forse toccando, mi piacerebbe che dicesse qualcosa di più su questo. C'è un sottostante di questa guerra. Certamente c'è la scelta scellerata di Putin, la violazione dei confini di un paese sovrano, tutto questo lo sappiamo. Sappiamo pure della NATO che si è allargata a dismisura, questo ce l'ha ricordato Papa Francesco, quindi non vogliamo parlare di questo, mi sembra una cosa un po' troppo banale per discuterne oggi, ne abbiamo parlato tante volte. Ma c'è un aspetto, un sottostante, che alcuni intellettuali, soprattutto economisti di tutto il mondo, importanti, hanno fatto rilevare con un appello che è stato pubblicato da Le Monde, è stato pubblicato da Financial Times, eccetera, in cui si dice che in realtà il problema nasce da un riposizionamento strategico dell'economia mondiale, perché i cinesi in qualche maniera, accettando le regole del capitalismo, ovviamente praticando sottosalario e quant'altro, questo lo ribadiamo, però in realtà la sfida la stavano vincendo, stavano arrivando ad invadere il mondo occidentale, quindi è partita un'operazione prima protezionistica sul piano economico e poi militare, perché il protezionismo sul piano economico si è rivelato inefficace. A quel punto bisogna costruire una barriera tra la Cina e la Russia. Oggi un mio amico mi faceva rilevare che noi il gas, per esempio, lo paghiamo moltissimo, ma soprattutto agli americani che ce l'hanno fornito, perché i russi, io francamente li vorrei in Europa, diciamo come prospettiva, non li vorrei fuori dall'Europa dietro una cortina di ferro. Guardi, è un discorso complesso, ma non c'è dubbio, io l'ho detto dall'inizio, questo è un conflitto che per la sua portata, per le dimensioni, la prospettiva di escalation anche che stiamo percorrendo è suscettibile di disegnare gli scenari geopolitici dei decenni a venire, non dei prossimi anni, dei decenni a venire. E non c'è dubbio che è una situazione, io ritengo, assolutamente insidiosa quella che si sta creando, di un fronte occidentale, cioè dei paesi che stanno seguendo nel quadro della NATO questa posizione di questa accettazione di un escalation senza nessuna prospettiva negoziale, rispetto al resto del mondo, dove c'è l'87% della popolazione, dove Brasile, c'è, India, dove c'è un primato economico, perché il primato economico è tutto di lì. Ci sono alcuni paesi, appunto, alcune economie, Cina, India, Brasile, la Sud America e via discorrendo, che sono di per sé ovviamente. Che si stanno sganciando dal dollaro, insomma, quindi è una situazione. E io dall'inizio ho lanciato anche un pericolo che in qualche modo, guardi, la Cina si sta dimostrando anche più saggia. Rispetto a quelle potevano essere previsioni iniziali, perché è chiaro che noi abbiamo, per come si è sviluppato questo conflitto, per come l'abbiamo affrontato, per come abbiamo tentato l'isolamento di Putin, abbiamo corso il rischio di buttarlo interamente nelle braccia della Cina. Ora attenzione, storicamente Russia e Cina sono in competizione, sono fratelli coltelli, diciamo. Assolutamente, così, perché quindi nell'Asia centrale storicamente hanno una conflittualità pazzesca, una competizione. Anche in Africa perfino. Per non parlare dell'Africa, assolutamente. Ma allora che cosa sta succedendo? Che per adesso c'è stato. Perché non è crollato il sistema russo? Perché chiaramente hanno riequilibrato la bilancia commerciale. I nostri analisti parlavano di un crollo del PIL. Loro hanno avuto un segno negativo a caldo e adesso stanno già con un segno positivo. Hanno riequilibrato la bilancia commerciale, basta lavorare con Cina e India e tu riesci in qualche modo a sopperire a quella che era la bilancia commerciale che aveva con l'Occidente. L'unica differenza è che oggi se vai a Mosca, nelle principali città, vedi i prodotti cinesi che hanno sostituito quelli occidentali. Però il rischio è grave. La Cina sembrerebbe averne approfittato dal punto di vista economico, ma non si è spinta sino alla prospettiva di abbracciare una. Perché ci sono venti di guerra anche vicino a lei, quindi. E quindi, la situazione, quindi la situazione è complessa. Però noi oggi dobbiamo decidere: vogliamo porre fine a questa guerra? Porre fine a questa guerra significa
O vogliamo continuare a comprare il petrolio raffinato russo che ci viene venduto con triangolazioni fatte in maniera strana, e a mandare carri armati vecchi che non funzionano, diciamo, in Ucraina? Anche questa è un'ipocrisia terrificante, no? Quella purtroppo, diciamo, appartiene alle peggiori tradizioni italiche, per cui insomma poi quando c'è da rispondere, tra l'altro, combattiamo con i moschetti degli altri, non con gli uomini degli altri in modo efficiente, e non ci giova anche abbracciando la prospettiva bellicista. Quello che lei ha detto non è una bella figura, diciamo, assolutamente di no. Quello che lei ha detto è verissimo, guardi, lo ha detto Lemaire prima di noi italiani, eccetera, perché qui in Italia i governanti non lo dicevano, l'ha detto il ministro francese Lemaire, che noi acquistiamo il gas dagli Stati Uniti anche a 4 volte rispetto a quello che è il prezzo che vendono internamente alle aziende americane. Quindi è chiaro che c'è un'economia di ritorno per gli Stati Uniti in tutto questo. Però dire questo non è, guardi, la cosa che mi spaventa di più. No, ma adesso voglio parlare della cosa che ci spaventa di più, perché secondo me vogliamo arrivare lì. E infatti parliamo di quali sono i riflessi in Italia di questa situazione e in Europa, perché questo è molto importante. L'inflazione oggi ha ricominciato a correre e noi abbiamo un'inflazione che dipende non tanto da un eccesso di domanda, perché la domanda è molto compressa, ma paradossalmente dai profitti. Questa è una cosa che questo governo non dice mai, cioè corrono i prezzi perché si fanno un sacco di profitti e nessuno ha il coraggio di affrontare le banche per dire: oh, un momento, ma qui i soldi quando li prestate chiedete questo, ma quando uno li deposita non gli date niente. Cioè questo taglio di questi alti profitti questo governo non lo pratica. Guardi, rientra nella logica, nell'indirizzo politico, economico e sociale di questo governo. È un governo che noi definiamo di destra. Tecnicamente potremmo dire... Perché siete buoni, diciamo. Perché siamo buoni, esatto. Insomma... Perché siamo buoni. In realtà è un governo assolutamente reazionario che sta prospettando una becera restaurazione. Cioè è un governo che non tocca assolutamente, tra virgolette, i padroni, perché appunto gli extra profitti. È una torta importante, lo ha detto lei, se abbiamo un'inflazione da profitti, noi abbiamo invocato, ma andiamo a toccare gli extra profitti, che poi, guardi, è addirittura pienamente compatibile con la logica capitalistica, non stiamo sovvertendo l'ordine capitalistico, stiamo dicendo se abbiamo vissuto un'emergenza pandemica e poi un'emergenza energetica, ci sono aziende farmaceutiche, ci sono imprese assicurative, lei ha pagato sempre il premio assicurativo, ma la macchina è stata in lockdown, non la poteva toccare, quindi ha pagato a vuoto. Sono stati dei profitti non commisurati alla controprestazione, faccio solo degli esempi. E poi ancora da ultimo, ovviamente, tutte le altre imprese che stavamo dicendo, eccetera, andiamoli a prendere lì senza... Ma perlomeno parliamone, perché nemmeno un incontro questo hanno fatto. Governo è stato capace di non riuscire a mettere le tasche di coloro che stanno accumulando profitti ingenti extraordinari rispetto all'ordine delle cose, anche la logica ordinaria di mercato, e invece va a far cassa rispetto ai percettori di reddito, va a precarizzare, ecco, parliamo i un attimo, sottopagati. Parliamo un attimo di questo, perché loro naturalmente vogliono negare l'effetto della guerra, ma noi senza la guerra avremmo avuto un periodo di rinascita, diciamo, abbiamo economica costituito... dell'Europa. La guerra ha ammazzato la rinascita europea. Forse se siamo bravi forse arriviamo all'1% di incremento del PIL, quando poteva esserci un più 4%, un più 5% senza la guerra. Quando la Meloni dice daremo aumenti fino a 100 euro per 6 mesi, ogni famiglia in questa situazione, ogni famiglia ha perso già 2.000 euro. Ne ha persi 2.000, neanche ne recuperasse 600, senza considerare gli aumenti della pasta, della benzina e di quant'altro, delle bollette che sono ritornate a essere normali, e non avrebbe recuperato i 2.000 euro che ha perso. Quindi noi abbiamo un impoverimento generale. Assolutamente sì. Quello che mi sorprende del presidente Meloni, come vuole essere chiamata, è che riesce, come leader dell'opposizione, spesso
aveva delle slabrature e delle falsità, insomma, dette un poco in modo arrischiato. Adesso non sembra entrata nella parte e nel ruolo di un Presidente del Consiglio, continua a dire menzogne. Per esempio ha detto ieri che si tratta del taglio del cuneo fiscale più importante della storia. Ma scusa, senza andare troppo indietro... Della sua storia, forse. Della sua storia personale, della sua breve storia da Presidente del Consiglio. Senza andare molto indietro, anche col Conte 2 abbiamo programmato un taglio da 5 miliardi, più consistente. E quindi qui si parla di 100 euro, ma già le prime proiezioni ci dicono... Come valuta questa mancanza proprio di rispetto che lei ha avuto nei confronti? Era la festa... Il primo maggio è la festa dei lavoratori, cioè che in un giorno di festa no, io lavoro, cerco di fare, voi invece fate baccano. Cioè, tra l'altro per una donna che rivendica sempre il ruolo delle donne e dimentica il primo maggio è una festa che nasce da un massacro di donne. Guardi, l'ho trovato veramente una sceneggiata, se posso dire. Cioè, la vis comunicativa... Quella che si chiamava sceneggiata napoletana. Sì, assolutamente. La vis comunicativa è prevalsa, assolutamente. Voleva oscurare la festa del primo maggio, ha finito per fare la festa ai lavoratori. Perché, ripeto, al di là del taglio del cuneo fiscale, che è una somma molto più modesta rispetto a quella annunciata per 6 mesi, adesso vedremo, le prime proiezioni parlano al limite di 50, forse 60 nel caso migliore dei casi, ma parliamo... Fossero anche 100 al massimo, ripeto, ne hanno persi 2.000. Ma non vanno a compensare assolutamente, ovviamente, l'impoverimento, ma del ceto medio, perché oggi dobbiamo parlare di impoverimento non solo più delle fasce più fragili, quelle sottopagate, ma parliamo proprio dell'impoverimento del ceto medio. Io l'ho detto, se voleva fare una cosa seria, la festa del primo maggio, si volevano riunire, dovevano introdurre una semplice norma, salario minimo legale, la soglia 9 euro, 9,50 euro, stabiliti da voi, ma al di sotto di quella soglia non possiamo permettere che 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori prendano buste paga da fame di 2, 3, 4, 5 euro lordi l'ora. Questa era la norma. Qui siete d'accordo col PD, ma forse i sindacati non è che sono proprio... Guardi, qui c'è stata un'evoluzione. Adesso Schlein si è dichiarata favorevole al salario minimo legale e questo è un passo positivo, perché il PD ha presentato 3 proposte di legge che sono differenti. Spero che la Schlein riesca a far sintesi e sicuramente... Beh, se... dategli una mano sulle cose con cui siete d'accordo, non è che potete perdere tempo. Cioè, ma voglio dire, cioè, noi, anche quelli che ci ascoltano sono molto d'accordo. Noi diamo una mano minimo, a tutti, quindi... e diamo una mano a tutti, ma soprattutto alle lavoratrici. Bisogna lavoratrici. Valorizzare quello che ci unisce, no? Assolutamente. Quindi spero che su questo ci sono buone premesse per poter lavorare insieme. Parliamo del reddito di cittadinanza, invece, dove io, diciamo, vorrei che si facesse un dibattito parlamentare dicendo con chiarezza quali sono gli obiettivi economici che si vogliono raggiungere, perché si dovrebbe poter fare un bilancio a 5 mesi, a 6 mesi, a vedere che cosa succede, perché intanto si taglia una possibilità e una capacità di consumo, perché si levano soldi a persone che, sono soldi che li usano spesi, per campare, quindi diciamo si fa questa operazione che è riduttiva dei consumi. Poi dopo li vogliamo mandare a scuola, al lavoro, questi giorni, io sono pienamente d'accordo, ma non avviene una cosa del genere senza soldi, perché per mandare le persone a scuola a imparare un lavoro ci vuole un grande investimento nella formazione, grande che non abbiamo mai fatto, organizzativa, e non abbiamo mai avuto queste capacità. Quindi beh, tra l'altro il governo aveva già promesso corsi di formazione e riqualificazione dall'inizio dell'anno, siamo ormai a maggio, non è stato avviato uno, quindi questo la dice lunga sulla difficoltà che la macchina organizzativa e finanziaria possa veramente fare queste offerte di qualificazione e di formazione. Frattanto di certo c'è che noi andiamo a tagliare, a far cassa sulle fasce più fragili della popolazione, con un grande rischio, creare una premessa per... Anche sul sud, diciamo pure, perché poi non è che il sud... Ma no, guardi, su questo voglio spezzare una lancia. Che non è solo il sud. Io ieri ho pubblicato un video, volendo... è invitato il governo, anzi rinnovo questo appello, ecco, forse è passato inosservato. Adesso guardare la telecamera tranquillamente. Posso? Sì, certo. Allora, forse è passato inosservato. Ieri ho pubblicato un video, primo maggio, dove ci sono una decina di minuti testimonianze da tutta Italia di percettori del reddito, da nord a sud. È vero che il numero più consistente è al sud, ma ci sono tantissime famiglie in difficoltà non al nord. Protette anche e guardate al nord. Che se una famiglia è in difficoltà...
che non mangia al sud, mangia al nord, è la stessa cosa. No, ma comunque ne risente l'economia generale. Ne risente l'economia e via discorrendo. Non, si trascura che è l'Istat, la fonte Istat ufficiale, abbiamo salvato 1 milione di cittadini dalla povertà con questo sistema di reddito di cittadinanza. Noi abbiamo detto da subito, lavoriamo per le politiche attive. È ovvio che una riforma così complessa non poteva risolvere il problema delle politiche attive. Ci siamo resi disponibili a creare un tavolo e a lavorare per migliorare, ovviamente in sede attuativa, questo polo della riforma. Però il risultato invece qui qual è? Il furore ideologico, la povertà è una colpa, divanisti, nulla facenti, vergogna. Ma no, vediamo che cosa succede. No? Io dico, si deve vergognare una classe politica che fa una guerra santa criminalizzando invece che in difficoltà. Anche perché chiunque può trovarsi in difficoltà. Sa che mi dicevano alcuni percettori di reddito? Sono dei separati. Dopo la separazione, oggi in Italia, tu sei costretto a raddoppiare spese. E ci sono anche dei bellissimi film che sono stati fatti su questo per rappresentare le difficoltà in cui si vengono a trovare i separati, i divorziati. Ecco, per esempio, questa è una cosa che non si considera, perché si pensa sempre, si può perdere momentaneamente il lavoro. Se tu lo perdi da giovane è un grosso problema per i nostri giovani, perché vengono tutti, vivono di precarietà salariale, vivono ovviamente, sono sottopagati, fanno degli stage adeguatamente retribuiti, non trovano lavoro. Ma se tu perdi lavoro a 40-50 anni, oggi in Italia è ancora più difficile. Quindi un governo serio doveva prima creare le premesse per nuove occupazioni e poi, se mai, metteva mano. Prima le premesse della natalità e poi parlarne, perché certo. Insomma parliamo sempre di natalità, però gli asili stanno sempre allo stesso punto. Scusi, abbia pazienza, ma come possiamo noi favorire la natalità, progetti di vita per i giovani che devono fare un mutuo, che vogliono comprare casa, fare dei figli, se non li aiutiamo ad avere una casa presto? Introduciamo la festa il 1° maggio, il decreto precariato. È rimasto senza parole. Perché non c'è una risposta. Perché oggi, ieri loro sono andati contro le loro stesse premesse ideologiche, poi con quell'enfasi ideologica soverchia, dove poi li porta a parlare di sostituzione etnica, indifferentemente, eccetera. Cioè tu stai costruendo tutta una narrativa politica dicendo che c'è un calo demografico e poi vai a liberalizzare i contratti a tempo determinato. Ma sa qual è la media dei contratti a tempo determinato in Italia? 30 giorni. Come faccio a costruire un futuro se c'è un contratto di 30 giorni? Per non parlare del 10-11% di questi contratti che durano un giorno. Se mi aiuti ad avere una casa, se sono una giovane coppia, se mi dai il posto all'asilo. Hanno tolto i finanziamenti. Se mi dai una transizione da un lavoro all'altro che mi aiuti, questo lo posso fare. Quindi però una cintura di protezione complessa. Ma questo non ci pensa loro nessuno. Loro non hanno neppure rifinanziato i soldi per andare ad aiutare le giovani coppie ad avere, i giovani ad avere dei mutui. Noi gli abbiamo detto, per esempio, sono aumentati al 40%. Lei parlava di inflazione da profitto prima. Guardi che i mutui sono addirittura arrivati al 40% in più. Le persone non riescono più a pagarli. L'ho chiesto, introduciamo gli extra profitti per finanziare un intervento e calmierare i mutui. Niente di niente. Senta, due cose ancora politicamente importanti, no? Secondo me il suo problema, non come leader, perché aveva un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica che ha speso utilmente in una campagna elettorale che le ha portato dei consensi. Però diciamo, il suo movimento, no, è stato una grande speranza per i più umili, per i più poveri. Cioè, è stato veramente l'idea che ci potesse essere un riscatto anche per quelli che insomma venivano considerati l'ultima ruota del carro. Quindi diciamo che voi pagate, avete pagato in parte un problema di delusione per una speranza che forse era eccessiva nei vostri confronti, non lo so, ma che comunque c'era. Il PD aveva un problema contrario, che loro venivano percepiti come coloro che difendevano di più i garantiti, diciamo, gli strati più agiati della popolazione, no? Il partito dei Parioli, no? Dove abito io, cioè il partito di una delle tutti buone della città. E lì per un periodo, adesso cominciano, perché comincia a essere più complicata anche in quella zona lì la situazione. Quindi, secondo me, la cosa che può rinnovare la speranza è il fatto che vi muoviate unitariamente. Cioè questo può creare
una speranza tra quelli come me che non vanno a votare, che ultimamente non hanno votato, che pure hanno una coscienza politica. Non è che non votano per qualunquismo, non votano perché non si riconoscono l'offerta politica che c'è. Però se si avviasse un processo di riavvicinamento degli ultimi, ma in una posizione di proposta, di forza, questo secondo me potrebbe attivare la speranza. E la pace e forse uno ne acquisterebbe. Ne acquisterebbe, ma è una delle parole d'ordine fondamentali che anche i più poveri percepiscono come importante per loro. Guardi, da parte del Movimento 5 Stelle non c'è assolutamente un atteggiamento pregiudiziale o preconcetto rispetto alla Schlein, alla possibilità di dialogare con il nuovo vertice PD. È ovvio che veniamo fuori da un recente trauma, perché abbiamo avuto, è inutile adesso rivangare, ma c'è stato il precedente vertice del PD, che poi insomma è il PD sempre, non è che sono cambiati tantissimi personaggi, molti sono rimasti lì parlando di vertici e non ci hanno pensato due volte ad abbracciare l'operazione Di Maio degli scissionisti, che è un'operazione che nasceva come operazione di sistema da vecchio establishment, per cercare di emarginarci e buttarci fuori. La questione non è riuscita, ma voglio dire, io come leader del Movimento 5 Stelle, dovendo difendere ovviamente le ragioni della mia proposta, del mio esistere insieme alla mia comunità, oggi sono rimasto scottato. Però voltiamo pagina. C'è una nuova segretaria del PD, Elly Schlein, che dà delle prospettive, molte sono simili a quelle nostre. Quindi sicuramente c'è la prospettiva di un dialogo, però attenzione, quando lei dice molti ritornerebbero, riacquisterebbero anche una prospettiva, diciamo, più positiva, no, di partecipazione. Se le proposte fossero convincenti, ecco, no? Così, cioè il progetto, uniti, ma dove? Non è che noi facciamo, io quando dico non è che facciamo una riunione di vertice io e Elly Schlein e risolviamo il problema di un fronte progressista. Occorre costruire un progetto politico. Ma i fronti fanno pure un po', diciamo, voglio dire, tornando indietro, campo, sì, area. È meglio qualche cosa. Uno un spazio. Però un processo più allegro, ecco, questo dove gli elementi di recriminazione, diciamo, vengono messi in secondo piano e l'elemento di proposta. Ma io da questo punto di vista, guardi, allora ci tengo a precisare questo. Noi abbiamo delusi, molti di coloro che ci seguono, o alcuni, li abbiamo delusi perché? Perché anche in virtù di una narrazione mediatica predominante, siamo quelli che hanno tradito tutte le aspettative, perché veniamo rappresentati come quelli della Lega, che sono andati con la Lega, poi col PD, poi addirittura hanno sostenuto il governo Draghi. Però, se lei ci fa caso, noi abbiamo sempre imposto l'agenda politica che era quella presentata nella campagna elettorale del 2018. Abbiamo ovviamente, in politica devi anche tener conto delle condizioni che ti si presentano oggettive, devi far di necessità virtù. Abbiamo imposto alla Lega un contratto dove per la maggior parte, al 70, quasi 80%, erano le proposte del Movimento 5 Stelle. Poi c'è stata il governo Conte 2, e anche lì abbiamo continuato, in un contesto sicuramente più favorevole dal punto di vista del quadro politico, a perseguire quelle battaglie. Vabbè, e ne abbiamo realizzate tante. Quindi non è che abbiamo... Lei per questo rapporto con Salvini comunque ogni anno dovrebbe fare, diciamo, un viaggio a un qualche santuario, cioè da pagare una qualche penitenza, perché... Ma insomma, io le mie penitenze... Non è che sia... Come dire, nella sua storia... Io la accantonerei, diciamo una parentesi. Ma io, abbastanza... Guardi, non accantono nulla e le dico perché, ascolti, prima ho riconosciuto che abbiamo commesso degli errori, attenzione, ma io non posso, anche perché degli errori, voglio dire, ci aiutano a crescere, a maturare come comunità politica, attenzione. Quindi anche perché in quella fase io mi ero appena cimentato con l'impegno politico, però non possiamo dimenticare che con la Lega abbiamo realizzato spazzacorrotti, reddito di cittadinanza, decreto dignità e tantissime altre riforme che forse
in un altro contesto, in un'altra coalizione, avremmo avuto difficoltà. Quindi se Salvini proponesse un altro governo insieme, magari... No, non sto dicendo solo questo. No. O la Meloni, questa, no, questa nemmeno. Provocazione non la raccolgo perché gli ho già risposto che ho riconosciuto... No, questa è una domanda giornalistica, fino adesso ho dialogato. Ho riconosciuto gli errori e riconoscere gli errori non significa volerli ripetere. Bene, questo è importante. Allora, un'ultimissima cosa... E per fare quello che vuole fare lei ci vuole un dibattito che coinvolga anche pezzi di società, no? Intellettuali. Certo. Quello che io non vedo ancora sia nel PD sia nel Movimento 5 Stelle è questa apertura. Lei pensa che ci vuole qualche cosa di più in questa direzione? Ma io invoco, e in questo nuovo corso del Movimento ci siamo molto aperti al dialogo con la società civile. Tenga conto che, per esempio, anche a livello di elezioni territoriali amministrative, noi quasi sempre cerchiamo di coinvolgere, anche quando non riusciamo ad avere un dialogo col PD per ragioni territoriali, ostacoli territoriali, perché ci sono delle situazioni, come dire, che si sono un po' incrostate, difficoltà di dialogo, ci sono difficoltà con i vertici territoriali che abbiamo. Noi apriamo sempre alla rappresentanza di quella genuina. Un po' di più di sempre? Ma di sempre assolutamente sì. Vorrei ricordare. Perché sempre, diciamo, ma non è rassicurante per quelli come ma me. Ma faccio esempio. Qualcosa in più? Anche nella campagna elettorale qui nel Lazio, dove non siamo riusciti, per ragioni che sappiamo, a trovare un'intesa col PD, noi abbiamo aperto a coordinamento sì, 2050. Sono tanti amici miei che sono venuti. Bene, abbiamo accolto loro. Ma il dibattito. E c'è stato un dialogo. E poi ovviamente le occasioni di dialogo e di dibattito non possiamo crearle da soli, ma siamo assolutamente disponibili a farlo. Senta, i 5 Stelle che vengono alla staffetta ci possono venire? Lei che dice, gli dà il permesso? Assolutamente lei sì. In una piazza ci viene magari a incontrare un po' di ma gente? Ma volentieri, così. Volentieri. Per le cause giuste assolutamente sì, siamo disponibili. La ringrazio molto. Grazie a lei.